chi decide davvero su come si gestiscono i rifiuti? E quanto pesano le imprese e i loro interessi nelle politiche ambientali? Domandarlo è facile, rispondere è difficile, difficilissimo. Se si prendono le dichiarazioni ufficiali, i documenti istituzionali, le risposte in realtà sarebbero semplici semplici. Decide la politica e solo la politica, l'impresa pesa zero. Poi basta grattare un po' sotto la superficie delle dichiarazioni, guardare tra le righe dei documenti per trovare qualche risposta diversa. Siamo in Puglia, provincia di Lecce. Qui, come nel resto della regione, gli appalti per il trattamento dei rifiuti sono stati affidati in gran parte all'ATI COGEAM, cioè all'alleanza tra il gruppo nazionale di Emma Marcegaglia e la CISA di Antonio Albanese, imprenditore di Massafra, provincia di Taranto. Alla COGEAM è toccata la parte più ricca della torta, due terzi della provincia nel triangolo compreso tra Nardò, Otranto e Leuca, più tutta la filiera dell'incenerimento. Tradotto significa un biostabilizzatore e una discarica ad Ugento, un biostabilizzatore a Poggiardo e una discarica a Corigliano. In più, il gruppo Marcegaglia e il suo alleato locale Albanese gestiscono un impianto che confeziona il CDR a Cavallino e un inceneritore a Massafra, vicino Taranto, unico fra questi impianti ad essere privato, che incenerisce il CDR prodotto in provincia. Infine, COGEAM detiene anche una piattaforma per la raccolta differenziata a Melpignano, anch'essa di proprietà pubblica. La restante fetta del mega appalto, ovvero la parte nord della provincia, Lecce città compresa, è stata invece assegnata all'Ambiente Sviluppo, un'alleanza fra imprenditori locali, ovvero la Monteco, braccio ecologico del gruppo Montinaro di Campi Salentina, e la Leadri, colosso locale delle opere pubbliche, che ha costruito anche la tangenziale di Lecce e che nel campo dei rifiuti gestiscono, insieme, un biostabilizzatore e una discarica a Cavallino. Una gara faraonica, che è stata bandita ed assegnata nel 2004, mentre i contratti sono stati firmati nel 2006. Come dire, che ad avviare l'appalto è stato l'allora presidente della Regione Puglia, Raffaele Fitto. A concludere le pratiche è stato il suo successore, Nichi Vendola. Il ciclo dei rifiuti in questa provincia funziona così. La spazzatura viene biostabilizzata negli impianti di Ugento, Poggiardo e Cavallino. Poi, una parte viene bruciata nell'inceneritore di Massafra. Un'altra parte viene buttata nelle discariche di Ugento e Cavallino, in attesa che sia pronta la terza discarica, quella contestatissima di Corigliano. Un ciclo che non è solo macchinoso e costoso, ma è anche già vecchio, perché l'anello più importante e moderno, quello della raccolta differenziata, funziona poco e male, e rimane sotto il 20%. Un 20% che è costituito solo da carta, vetro, plastica e metallo. Per aumentare questa percentuale deprimente, c'è un solo modo: differenziare la frazione umida dei rifiuti, trasformando la spazzatura in ammendante. La parola è difficile, ma in realtà significa fare come facevano i contadini 50 anni fa, quando buttavano gli scarti organici in una fossa nei campi e poi usavano quei rifiuti, una volta seccati, come concime. Una quota importante della spazzatura è fatta proprio di questi rifiuti organici, che potrebbero essere trasformati in compost, cioè in concime naturale, come si coglie ad occhio nudo visitando uno qualunque dei biostabilizzatori in funzione nella provincia di Lecce. La raccolta differenziata già spinta abbastanza bene sul territorio. Perché il Capo di Leuca è una delle zone più in che già c'è la raccolta porta a porta, diciamo. I dati precisi di quello che succede fuori, però il materiale che c'è in ingresso in effetti è difficilmente riutilizzabile diversamente. Un diverso riutilizzo, a dir la verità, ci sarebbe. E si chiama, appunto, compostaggio, cioè differenza da spinta, avvicinandosi sempre di più all'opzione rifiuti zero. Anche se il direttore dell'impianto e della discarica di Ugento, Mauro Lo Russo, vede questa opzione difficile, quasi impraticabile. Forse una cosa che si nota molto qui è il fatto che c'è molto umido, diciamo, no? Ci sono molte foglie, sfalci di vegetazione. Gli sfalci di vegetazione sono previsti, l'accettazione di quel tipo di rifiuto è prevista. Per esempio, quello è tutto rifiuto che in un eventuale impianto di compostaggio andrebbe, diciamo, in automatico, suppongo. La difficoltà di far funzionare un impianto di compostaggio per ottenere del compost di qualità è proprio una buona differenziazione a monte. Infatti qui l'umido ci sarebbe da, come dire, da riutilizzare. Diciamo che quello potrebbe diventare, con le difficoltà che abbiamo detto prima, con la difficoltà di effettuare una buona separazione a monte.
Insomma, il problema principale, secondo il direttore dell'impianto per i rifiuti di Ugento, sono i cittadini. O fanno una raccolta differenziata perfetta, o di compostaggio è meglio non parlare. Giusto. La raccolta differenziata, a dir la verità, si fa sempre di più e sempre meglio in provincia di Lecce, specie nei piccoli comuni. Tanto che alcuni di questi piccoli comuni, capofila Corigliano d'Otranto, negli ultimi tempi si sono perfino organizzati per portare la loro frazione umida e un impianto di compostaggio a Modugno, in provincia di Bari, a quasi 200 km di distanza. E questo sempre perché impianti di compostaggio in provincia di Lecce non ce ne sono. E costruirli costa un sacco di soldi. E soprattutto comporta un sacco di tempo, fra progetto, finanziamento, inevitabile opposizione dei comitati cittadini, costruzione, collaudo e funzionamento. E allora qualcuno ha iniziato a ragionare. Perché non prendere un impianto già esistente, uno di quelli che biostabilizza la spazzatura, e non trasformarlo in impianto di compostaggio? Se ci fosse l'impianto di compostaggio, l'organico andrebbe in impianto di compostaggio. Ahimè, gli impianti di compostaggio ad oggi non ci sono, quindi va insieme all'indifferenziato secco. Quindi una volta selezionato andrà a Ugento come RBD, rifiuto biostabilizzato, ormai inertizzato, e va in discarica. Quest'uomo è Gianluca Montanaro. È un ingegnere ed è il direttore dell'impianto di Poggiardo, l'unico in provincia che fa solo biostabilizzazione. Nessuno più di lui in provincia di Lecce, quindi, può dire se un biostabilizzatore può o meno trasformarsi in un impianto di compostaggio. I dubbi, all'epoca in cui realizzammo questa intervista, erano evidentissimi. È tecnicamente possibile trasformare un impianto di biostabilizzazione o un impianto di compostaggio? Tutto si può fare, certo verrà a costare parecchio, quindi a questo punto conviene fare un nuovo impianto di compostaggio che tratti solo i rifiuti organici, e questo è di ultima generazione di biostabilizzazione del rifiuto secco. Dubbi che valgono per Poggiardo, ma anche per Ugento e Cavallino, che sono impianti addirittura meno avanzati rispetto a quello di Poggiardo. Dubbi tecnici che però hanno una data precisa, fine settembre 2013. Passano 5 mesi e qualcosa sembra essere cambiato. Ai primi di marzo si riunisce l'OGA, l'organismo che gestisce i rifiuti in provincia di Lecce, guidato dal sindaco del capoluogo, Paolo Perrone. E cosa decide l'OGA? Che i biostabilizzatori di Cavallino e Ugento vanno convertiti in impianti di compostaggio. Quello di Poggiardo no, almeno per ora, ma solo perché il sindaco di quel comune, Giuseppe Colafati, vorrebbe che l'impianto venisse chiuso. Ma a parte quell'unico dissenso, l'idea della conversione dei biostabilizzatori ha messo d'accordo tutti. Il sindaco di centrodestra, Paolo Perrone, presidente del lato provinciale, secondo il quale si tratta della scelta più rapida e meno costosa per chiudere il ciclo dei rifiuti, ma anche gli altri sindaci, di sinistra, centro e destra, presenti nell'OGA, nonché l'assessore all'ecologia della Regione Puglia, magistrato di punta dell'Italia dei Valori, Lorenzo Nicastro, che il 18 febbraio 2014 lanciò il sasso che verrà poi raccolto qualche giorno dopo dall'OGA. Perché non prendere in considerazione anche l'ipotesi, scrisse Nicastro in un comunicato ufficiale, di conversione di parte degli impianti esistenti? Ecco, perché no? Le risposte, a dir la verità, ci sarebbero. E sarebbero quelle già evidenziate dal direttore dell'impianto di Ugento e dal direttore dell'impianto di Poggiardo. Solo che quella era la verità tecnica. Poi c'è un'altra verità, che è quella economica, e della quale in genere non si parla nelle interviste, ma che puntuale esce fuori lontano dalle telecamere. Come si suol dire, fuori onda. Cioè la frazione. Se noi sottraiamo l'umido portandolo a compostaggio, ci siamo tagliati, gli impianti non funzionerebbero. Prestate attenzione a questo fuori onda. È stato registrato nel cantiere della discarica di Corigliano ai primi di ottobre del 2013, molto prima quindi che si affacciasse l'ipotesi di convertire i biostabilizzatori in impianti di compostaggio. Vi partecipano tre uomini COGEAM, l'ingegner Lorusso, direttore dell'impianto di Ugento, l'ingegner Montanaro, direttore dell'impianto di Poggiardo, e l'ingegner Pirti, direttore del cantiere della discarica di Corigliano. Fior di professionisti che concordano su una cosa: se il compostaggio partisse davvero, gli attuali impianti dovrebbero chiudere i battenti. Se noi sottraiamo l'umido portandolo a compostaggio, ci siamo tagliati, gli impianti non funzionerebbero. La parte no. Organica, una quota di organica, serve a creare quelle reazioni, in questo caso biologiche aerobiche,
abbattono, no, la richiesta di ossigeno e così via. Se non c'è l'organico, cioè non ci sarebbe, non ci sarebbe neanche bisogno di stabilizzare nulla, perché è già inerte e stabile. Cioè noi stabilizziamo una materia organica che è putrescibile, tende a trasformarsi, la devo stabilizzare per non farla trasformare. Quindi, scusate, facciamo gli pezzi di compostaggio, i biostabilizzatori sono inutili. Sì. Diventano poco problematici, sì, poco efficienti. Perché è chiaro, cioè andiamo a... Qua si sta alimentando anche un filone economico che deve essere gestito in maniera opportuna, se no abbiamo fatto la, il compostaggio è un processo lento, non è veloce, perché è aerobico, quello è anaerobico, cioè senza ossigeno, in carenza di ossigeno, con produzioni di cattivi odori, ma 10 volte penso quello di un biostabilizzatore, perché lei, se mette una cosa organica e la tiene chiusa in una carta, quando l'apre va in putrefazione, quando l'apre muore dalla puzza. Questo invece tiene una frutta all'aperto, secca, ma non le dà. Il motivo per cui il compattatore che usciva dall'impianto puzzava più dell'impianto stesso, di tutto l'impianto stesso, è questo, perché è materiale marcio, un putrefatto, cioè che sta lì, dove è iniziato un processo di abbattimento della carica dell'organico anaerobico. Cioè e quello produce dei gas. Però l'impianto di compostaggio dice che dobbiamo farlo, no? Perché ci aiuta. Però anche quello... A quel punto poi non fermate più. Noi che non pensiamo più, però sono scelte che comportano delle conseguenze. La gente farà a quali conseguenze si riferisce il direttore della discarica di Ugento? Non tanto o non solo ai puri importanti destini personali, lavorativi dei vari professionisti COGEAM, quanto alle conseguenze economiche delle scelte. Perché il punto è quella famosa gara bandita da Raffaele Fitto nel 2004 e controfirmata da Nichi Vendola nel 2006. Una gara nella quale si assicurava ai partecipanti una certa quantità di rifiuti all'anno. Una quantità che, proprio in base a quella gara, non può calare, o meglio non può calare troppo, perché con essa calerebbero anche gli introiti delle aziende di smaltimento. Gli impianti che abbiamo visto, da Ugento a Cavallino, da Poggiardo a Corigliano, li hanno costruiti le aziende private, ma li devono pagare le casse pubbliche, cioè i cittadini. E lo fanno attraverso la tariffa, cioè con il costo di smaltimento di ciascuna tonnellata di rifiuto. È il cosiddetto ammortamento, che funziona come il project financing. Con questo meccanismo, i cittadini pagano gli impianti alle aziende che l'hanno costruiti, anticipando i soldi. Soldi che poi si ripagano con gli introiti degli impianti pubblici che si sono appaltati garantendone la costruzione. A quanto ammontano questi introiti? 32 milioni di euro l'anno, una montagna di soldi, ancora più alta delle colline di spazzatura che crescono nelle discariche. I calcoli sono presto fatti. Negli impianti di Cavallino, quelli Montecole e Adri, un anno di lavoro vale 12 milioni di euro, cioè 170.000 tonnellate prodotte moltiplicate per 70,80 euro della tariffa di smaltimento. Gli impianti COGEAM, cioè Marcegaglia e Albanese, invece, valgono poco meno di 20 milioni di euro l'anno. Per la precisione, il biostabilizzatore di Poggiardo ha lavorato nell'ultimo anno circa 107.000 tonnellate di rifiuti, fatturando poco meno di 4 milioni e mezzo di euro. Ad Ugento, 67.000 tonnellate di rifiuti sono state biostabilizzate, mentre 55.000 tonnellate di rifiuti sono finiti in discarica. Insieme, queste due operazioni hanno prodotto un fatturato ad Ugento di quasi 6 milioni di euro. Infine, la chiusura del ciclo, cioè le 114.000 tonnellate lavorate nell'impianto CDR di Cavallino e poi incenerite nel termovalorizzatore di Massafra, hanno prodotto, insieme, quasi la metà del fatturato COGEAM in provincia di Lecce, ovvero poco più di 9 milioni di euro. Come dire che oggi le discariche valgono molto meno di un tempo, quando in quei buchi ci buttavamo i rifiuti tal quali. Il vero grande affare nel campo dei rifiuti oggi sta nelle lavorazioni, cioè nella biostabilizzazione e nell'incenerimento. Ecco, questi numeri sono il motivo per il quale le aziende private costruiscono impianti pubblici, per ripagarseli anno dopo anno con tariffe milionarie, ed è il motivo principale per il quale il generoso slogan dei rifiuti zero sbatte il muso contro la dura realtà, come si capisce ancora una volta in questo fuori onda. Fatevi voi gli impianti di compostaggio, deve farsi gli impianti di compostaggio. Se ritiene come questi, dici, non siamo in buone mani. Se io ho ben capito, credo che ci stia pensando. Se non ho capito male. Ricorda, non è che Albanese, è Albanese, vuol dire fiducia. È chiaro che
tutti questi impianti sono stati realizzati in anticipo di, lo sai, no? Quindi il recupero avviene nel tempo con la, e con la tariffa. A proposito, una postilla. Però le tariffe sì, però, contengono, diciamo, i costi di ammortamento, come giusto. I costi di ammortamento sono lunghi, perché in 15 anni recuperare un investimento, visto tutti gli impianti, se solo fare. Ma ora non so quanti milioni ancora avanziamo. Ora io non so, Massavra, però faresti bene anche a chiedere questo. Sì, sì, perché sì, in pochissimi anni di servizio non so quanti milioni avanzano, forse 10-11. Consideriamo in 15 anni. Io sapevo 11. Addirittura. Consideriamo in 15 anni, a quanto pare a 100 milioni. C'è tutta la partita. Poi, la Marcegaglia c'ha spalle forti. C'è tutta la partita, bravo, vedi? C'ha le spalle forti, no? Poi in realtà è anche albanese, voglio dire, fesso, perché poi... No, per carità. E non è che buttano, non è che smaltiscono i rifiuti da spese loro. I crediti sono... Ah, no, certo, ci mancherebbe. I crediti sono crediti, però. When the strangers to wave goodbye. Siamo arrivati al momento finale, che è anche il nocciolo di tutta la giostra dei rifiuti in provincia di Lecce. I soldi della monnezza, l'ecoaffare che vale oro sonante. Quanto oro sonante? 32 milioni di euro è il giro d'affari del ciclo dei rifiuti, così come funziona oggi in provincia di Lecce. Ma se domani arrivasse il compostaggio, cosa succederebbe a questo affare d'oro? Lo hanno detto, chiaro chiaro, gli uomini Cogeam. I biostabilizzatori diventerebbero inutili. E sapete quanto pesa la biostabilizzazione in quei 32 milioni di euro? Quasi la metà. I calcoli, anche stavolta, sono presto fatti. La provincia di Lecce produce più o meno 360.000 tonnellate di rifiuti l'anno, che vanno tutte nei biostabilizzatori. Prendiamo come tariffa quella di Poggiardo, che è l'unica pura, cioè al netto degli smaltimenti in discarica. Sono 41,50 euro. Moltiplichiamoli per le 360.000 tonnellate, il risultato sarà poco meno di 15 milioni di euro. Ecco, questa è la cifra che domani, se il compostaggio funzionasse davvero, le aziende di smaltimento perderebbero. Quasi la metà di quell'enorme business chiamato rifiuti. Ma certo, se le stesse aziende che oggi controllano le lavorazioni e la biostabilizzazione domani controllassero anche il compostaggio, sarebbero le imprese a decidere come funziona il compostaggio e quindi quanto perdono. Un vero grande affare che almeno da queste parti è destinato a crescere ancora di volume, ben oltre i 32 milioni di euro attuali, grazie a un meccanismo che si chiama revisione prezzi e aggiunge al costo pattuito al momento della gara tutte le voci che si succedono negli anni successivi. L'inflazione, l'aumento del carburante, il costo della bolletta elettrica, il prezzo dei materiali e soprattutto le varianti in corso d'opera. Tutte voci che le aziende anticipano, ma che poi, gira gira, toccherà ai cittadini pagare. Però quando diventano così lunghi i tempi e sballa tutto il piano, cioè anche questo è un pericolo, insomma. E poi non fare la revisione prezzi. Che se noi... Noi abbiamo chiesto la revisione, scusa, Leadri si è fatto ricco, diciamo. Leadri ha probabilmente altri canali, sulle opere pubbliche Leadri. Non sbaglio, all'agenzia l'abbiamo pagato il doppio. No, per come l'hanno fatta. Tra l'altro. Tra l'altro io ci ho lavorato Leadri. Ah sì, quindi, io non volevo. No, ma te lo dico io, quindi. No, vabbè. È oggettivo, si è fatto ricco la revisione prezzi. Insomma. No, ci guadagna più da lì che da cosa. Però noi abbiamo iniziato... E sono 3-4 anni, quanto che abbiamo iniziato a gestire i primi impianti? 3 anni abbondanti. Con la tariffa prevista nella gara, che è del 2004. Ma possiamo andare avanti così? Questi numeri e questi fuori onda ci dicono molte cose. Che gli ecoaffari che valgono oro oggi non sono più solo le discariche, ma anche e soprattutto le lavorazioni, ovvero l'incenerimento e la biostabilizzazione. E quindi ci dicono anche questi numeri e questi fuori onda che la raccolta differenziata spinta e il compostaggio possono mandare in crisi gran parte del sistema. Ma la politica, da queste parti, ha anche un'altra esigenza: tener buona l'opinione pubblica, che chiede politiche ecologiche avanzate, raccolta differenziata e magari di arrivare all'opzione rifiuti zero. Un'opzione che però, per chi smaltisce rifiuti, significa anche denaro zero e quindi rischia anche di prosciugare il fiume di soldi che sui rifiuti scorre, gonfiando molte casse e molte tasche.
quelle di Marcegaglia, di Albanese, di Monteco e di Leadri. Ma c'è da scommetterci non soltanto le loro. Ma certo, se le stesse aziende che controllano le lavorazioni poi controllano anche il compostaggio, ecco che tutto magicamente torna al suo posto e tutti sono contenti. E pazienza se poi il ciclo non funziona a dovere. Se ne parlerà un'altra volta, dopo le elezioni. Ecco, sono questi numeri e questi fuori onda che spiegano, più di molti documenti istituzionali e meglio di molte dichiarazioni ufficiali, le scelte che si fanno nella politica, quella dei rifiuti, ma non solo in quella. Lose yourself to dance.